decide di influenzare lo sport, che tentano appunto di influenzare lo sport e il progresso istituzionale del club, suggerendo una sorta di guerra segreta allo scopo di erodere la sua immagine e le sue risorse. Gli analisti concordano sul fatto che se il Barça e Messi già hanno avuto un'ottima cantera con uno stile unico, hanno prodotto un modello di classe, un modello di vittorie garantite, di un successo garantito. La firma di Neymar quest'estate e l'operazione delle Spy Barça, quindi il rinnovamento del Camp Nou e di tutte le strutture del club, che forniranno in un futuro non lontano dai 40 ai 50 milioni di euro annuali, quindi di punto di nuovi introiti, che consolideranno un modello e che il Barça può reinvestire nelle competizioni, in grado di mantenere un calcio d'élite commerciale. Logico e comprensibile che i concorrenti, alcuni di più in alto in grado, cercano un vantaggio con i loro mezzi distruttivi. Il Bayern Monaco denunciò l'amministrazione spagnola di aiuti al Real Madrid. E ora, dopo il contratto di Neymar, ci sono attacchi via terra, via aria e via mare. Dall'interno dell'ambiente del club all'esterno si sono moltiplicati più che mai, molto di più che negli anni passati. Così il Barça sta studiando oggi una vera di affrontare una vera e propria guerra e di marcare il territorio. Si capisce che si tratta di un'azione esagerata e deliberata contro l'istituzione, il suo presente, contro il club, nel suo presente e nel suo futuro. Il Barça inoltre ha individuato che la FIFA preferisce alternare i trofei e le scelte vincenti nel dominio del team spagnolo con la maggioranza. Questo riguarda la selezione, cioè la nazionale spagnola, con la maggioranza del DNA del Barça Calcio, del modello del Barça, e col numero elevato dei giocatori chiamati da Vicente del Bosque nella rosa della nazionale spagnola, e visto che vede come una minaccia per le grandi federazioni che storicamente hanno comandato il mondo, nella Confederation Cup, ma anche nei campionati europei. Vabbè, questa insomma, sulla questione della spa, attacco anche alla Spagna, mi sembra, però comunque sia, ci potrebbe essere anche questa idea del nostro amico vice direttore, il nostro amico Francesc Pere Arnau, vice direttore, uno dei vice direttori del Mundo Deportivo, quindi non stiamo parlando di un giornale qualsiasi. C'è anche, è uscito adesso, io lo seguo sempre molto affettuosamente perché piace a me questo giornalista, Luis Mascaró, è uscito un suo articolo, su Sport. E questo, insomma, se la prende un po', e non ci ha torto. Questa è una cosa che io anche ne volevo parlare con voi, perché oggi ho detto, che all'inizio vi ho parlato, che bisogna stare uniti in questo momento, è vero, però non avendo votato questa dirigenza, essendo stato sempre molto critico nelle scelte, comprese quelle dell'allenatore attuale, Mascarò mette il dito dentro la piaga dicendo che appunto questa gestione ha sbagliato, e lui dice che ha sbagliato anche nel poco difendere il Barça da questi attacchi. Sapeva che ci c'erano, si vedevano che c'erano, si è rimasti quasi impassivi, dice Mascarò, si è rimasti quasi impassivi a questi attacchi. Mascherò dice sostanzialmente, se la prende anche giustamente, io sono d'accordo con lui, questa dirigente dicendo si è stati al limite
del regolamento. In qualche caso si è usciti fuori il regolamento della FIFA, come fanno tutti. Noi non lo possiamo fare per cultura e perché sappiamo che c'è la possibilità che appena si sbaglia o si esce fuori dal regolamento ce la fanno pagare. E quindi questa la dirigenza ha sbagliato, doveva rimanere all'interno delle regole, oppure non avvicinarsi troppo al limite consentito. Altra cosa, appunto, che condivido pienamente questo articolo, mi piace questo giornalista, l'ho già detto, lo ridico, che sto finendo di chiudere, che è uscito proprio adesso, quindi non ho fatto in tempo a leggerlo prima e quindi a prepararlo, praticamente che... Questa è appunto la cosa che dicevo prima, alla fine, che mi è subito andata agli occhi, che dovevamo attaccare subito, e io l'ho detto nei giorni passati, attaccare, andare da Casillas e dirgli: signore, lo vuoi firmare un contratto col Barça? Sarebbero morti, sarebbero sparati in bocca, sarebbero stati andati tutti a prendersi, a comprarsi una pistola e si sarebbero tutti sparati in bocca a Madrid. Madre di Dios. E questa è colpa della società. Però io non me la sento di usare il referendum contro la dirigenza. Voterò sì al referendum. Probabilmente voterò questa sera. Voterò questa sera. E voterò sì. Come votai sì, con tanti dubbi alla mozione di sfiducia alla porta nel 2008. Bene, mandiamo un po' di musica e poi vediamo se casomai riusciamo pure a fare qualche collegamento via telefono. Stasera è così la trasmissione, non durerà neanche tanto perché siamo andati in onda oggi e poi comunque perché mi sembrava giusto fare una trasmissione in cui si spiegassero bene le cose. Intanto ha segnato la Juventus, ha segnato Bonucci, è finita la partita, io non l'ho seguita sinceramente le partite di Europa League questa sera. È stato Bonucci all'85esimo. Porto ha vinto col Siviglia, 3-0 il Basilea che ha fossa il Valencia e poi 1-0 del Benfica, 1-0 del Benfica contro quei personaggi. Bene, 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 bene. Allora, torniamo a noi, mettiamo un po' di musica e rientriamo tra poco.
Rientriamo in diretta. Allora, abbiamo scovato un'altra notizia di queste, appunto, di queste appunto strane. Allora, un altro bel partito, l'UPD, Unione Popolare Democratica, che praticamente è un partito di, se mi dite, di centro ormai. Rosa Diez, fondata da Rosa Diez, che è una basca, non nazionalista basca, membro del partito della destra, del Partito Socialista, che si candidò contro Zapatero nel 2000 alla segreteria del PSOE, perse, e dopo mi sembra, non erro, 2 anni, 3 anni, uscito dal PS, ha fondato questo partito che purtroppo nelle ultime elezioni ha preso all'incirca il 5-6%, sembra forse anche più di Schierda Unita, purtroppo. E oggi ha dichiarato che ha chiesto al governo di adottare misure per riparare al danno, esattamente, riparare al danno che verrà causato da questa sanzione della FIFA. Perché loro dicono, dal Barcellona, che loro dicono che questa sanzione colpisce il marchio e Spagna. Questo è un partito che è contro i partiti indipendentisti, quindi è contro l'autonomia. Insomma, è un partito che sta al centro della politica spagnola, ma che sostanzialmente fiancheggia il Partito Popolare.